Silvia è sempre stata una ragazza viziata, abbastanza da dover agire il prima possibile sul suo modo di vivere. Sua madre è morta quando lei aveva a malapena 4 anni, perciò il padre ha fatto di tutto per renderla felice anche senza una figura materna. E ciò però ha portato la bambina a diventare una ragazza fin troppo viziata che non sentiva la mancanza di niente. Lance, questo è il nome del padre, è sempre stato un uomo diligente e dedito ai suoi doveri. Dopo la laurea ottenuta con i sacrifici dei suoi genitori, ha deciso di non deluderli e diventare un uomo ricco e potente. Ha rivolto tutti i suoi sforzi nella creazione di qualcosa che lo aiutasse a diventare un milionario. Gli piaceva molto l'elettronica e così decise di creare un negozio economico che si occupasse di ciò, aiutando la fetta della popolazione in cerca di cose convenienti, ma comunque con una certa qualità. La sua fortuna era che aveva un amico in un paese dove le cose costavano pochissimo, un paese abbastanza piccolo, pieno di verde. Grazie a questa conoscenza poté partire alla grande con tantissimi clienti già nel primo anno. Nel giro di 5 è riuscito così a fatturare il suo primo milione, e all'epoca aveva solo 29 anni, un grandissimo traguardo. All'età di 32 conobbe una bellissima ragazza, piena di voglia di vivere, una certa Rose. Lei era ciò che gli mancava nella vita e nel giro di 3 anni ebbero Silvia. Finalmente anche il sogno di avere una famiglia si era avverato. Affidò l'educazione di Silvia ad alcune insegnanti private e a 2 tate che si alternavano giorno e notte mentre lui e la moglie lavoravano sodo per il loro futuro. Sfortunatamente, come detto all'inizio, Rose è morta a causa di una malattia. Silvia ancora oggi ricorda qualcosa di sua madre, non tantissimo, ma il necessario per sapere che è stata la sua gentilissima mamma. Comunque sia, crescendo capì che non le mancava nulla, vestiti costosi, paghetta alta e tanto altro. Pensò avrebbe avuto per sempre uno standard di vita alto, quindi non si è mai impegnata seriamente per ottenere qualcosa. Credeva di ereditare poi, tranquillamente, l'azienda di suo padre. All'età maggiore sapeva soltanto spendere e divertirsi. Ma ciò a Lance cominciò a sembrare un po' troppo vuota come cosa. Che tipo di vita stava dando a sua figlia? Aveva promesso di non farle mancare mai nulla, ma così l'aveva viziata moltissimo. Ormai era completamente radicato dentro di lei quello stile di vita. Sarebbe stato veramente difficile cambiare le cose. Cosa poteva fare? Non si era mai imbattuta in vere difficoltà nella vita, come invece succede ad altri. Addirittura ogni volta che c'era un problema, chiamava un dipendente del padre per farsi aiutare. Se a casa faceva cadere qualcosa invece di raccoglierlo e pulire, chiamava subito una domestica, anche se era poca roba. Non rifaceva mai il suo letto e non andava mai oltre le sue possibilità, non osava in niente. Voleva rimanere nella sua comfort zone per sempre. Ogni mese era in grado di spendere quanto lo stipendio di un avvocato o di un dottore in vestiti. Ciò attirò moltissimo sui social le persone. Tantissimi erano i suoi follower che aspettavano solo di vedere la sua vita lussuosa, perché è questo che le persone vogliono veramente, vedere altre persone ricche e il loro stile di vita. Era una scusa perfetta per Silvia per continuare a fare ciò che faceva. A volte Lance ripensava ai vecchi tempi in cui Silvia era giovane e piena di voglia di fare. Spesso gli diceva che uno dei suoi sogni era diventare una stilista e creare abiti su misura per le persone meno fortunate. Insomma, fare come il padre e rendere felici anche le persone con meno soldi. Dove era finita quella bambina? Più volte provò a parlarle dicendole che doveva darsi una regolata e smetterla di oziare ogni giorno, ma lei ignorò tranquillamente le sue parole. Dopotutto cosa può farmi? Pensò spesso. Un giorno preso dalla rabbia, Lance decise di prometterla in sposa al figlio di un uomo molto ricco con cui avrebbe fatto affari. Ciò gli avrebbe permesso di rafforzare la sua posizione nel giro. Contattò sua figlia una notte e glielo disse: «Silvia, non sono più molto giovane e prima o poi me ne dovrò andare in pensione. Se vuoi veramente ereditare la nostra attività di famiglia, dovrai sposare una persona. Ovviamente prima ci uscirai e vedrai com'è come persona». Silvia ovviamente era perplessa e arrabbiata. Gli disse con rabbia: «Cosa diavolo dovrei fare? Stai scherzando, vero? Non accetterò mai una cosa simile». Ma Lance non sembrava cedere. «Mi dispiace, ma se vuoi continuare con il tuo stile di vita, devi accettare dei compromessi. Conoscerai il ragazzo e ne riparleremo». Figlio di un importante imprenditore, di un'azienda di import-export che produceva ogni genere di articolo e si occupava di rifornire anche l'azienda di Lance, il padre di Rud aveva espresso interesse nel far sposare il figlio. E Lance colse la palla al balzo. Parlarono molto lui e il padre di Rudy in modo da decidersi già sulla data del matrimonio e altri dettagli senza consultare i figli.
Ruda accettò senza obiettare troppo, era dedito all'attività di famiglia e ci teneva a mandarlo avanti. Con Silvia fu un po' più complesso. All'inizio era restia alla questione, conobbe Rud e continuò a pensarla allo stesso modo, ma poi si rese conto che senza i soldi del padre non ce l'avrebbe fatta e decise di accettare. Organizzarono ogni singola cosa. Il matrimonio sarebbe stato un evento privato con pochi invitati, ma pieno di cose di lusso. Affittarono il miglior hotel in centro città e pagarono tantissime persone per la realizzazione di un menù su misura. Non bastava un solo chef, ne assunsero ben tre. Questa collaborazione era troppo importante per essere lasciata al caso. Infine arrivò il momento del matrimonio. Alcuni invitati facevano parte dell'elite della città, persone influenti che Lance aveva bisogno di convincere per entrarci in affari. Dopo circa un'ora iniziò la cerimonia. Tutti aspettavano con ansia la sposa, perché mancava solo lei. Rud era ansioso e continuò a guardare l'orologio spesso. Perché non arrivava? Il padre di Silvia era in imbarazzo, continuava a dire a tutti: «Forse ha avuto un imprevisto durante il tragitto, sono sicuro che arriverà a breve». Ma passò quasi un'ora e di lei nemmeno l'ombra, non rispondeva neanche alle chiamate. Provò a guardare online il suo profilo Instagram e lì la rabbia lo pervase. Era online, a fare una diretta in casa, per niente pronta, come se nulla fosse. Stava cucinando e facendo la stupida apposta per far ridere i suoi follower. Il padre di Rud disse infine di volersene andare. «Lance, una figuraccia simile non me la sarei mai aspettata. Doveva essere un bel giorno per stipulare un contratto, ma ahimè è finita male». Lance rimase zitto, non seppe cosa dire. Anche altri invitati importanti notarono la cosa e cominciarono ad andare via uno ad uno. Si scusò con tutti e infine disse che non ci sarebbe stato il matrimonio, a causa di un problema tecnico. Tornato a casa sconvolto dalla situazione, chiese prima a sua figlia con molta calma se sapeva che c'era il suo matrimonio in quel giorno. Lei, sorpresa, disse: «Oh cavolo, ecco cosa stavo dimenticando. Beh dai, possiamo rimandare la data o no?» Lance annuì con un sorriso forzato e Silvia rimase sorpresa. Pensò che forse l'avesse già perdonata, ma in realtà l'uomo stava pensando alla cosa migliore per punirla, ma non semplicemente togliendole le carte o altro. Stavolta voleva fare qualcosa di serio. Sapeva però di non avere una grande autorità ormai. Non era stato molto presente nella vita di sua figlia e sapeva che era tutta colpa sua per tutto ciò. Infine, dopo una notte intensa di riflessione in cui aveva anche messo da parte i doveri aziendali per il giorno dopo, trovò l'idea. Era l'unico modo, a quanto pare, non sapeva cos'altro fare e gli sembrava la migliore. La mattina quindi andò a parlarle per spiegarle cosa avrebbe dovuto fare. Sul letto era beata e tranquilla, come se veramente non avesse colpe. La chiamò e infine si svegliò, anche se sembrò molto scocciata. Prima che potesse aprire bocca, le disse tutto. «Ho bloccato le tue carte. Non ne funzionerà nemmeno una. Probabilmente nel portafoglio hai un po' di soldi, ma non ti basteranno per vivere dove ti sto per mandare. È un posto in campagna, una zona che mi piaceva moltissimo visitare da giovane, ed è quella dove il mio amico mi ha aiutato ad iniziare l'attività, vendendomi tanti prodotti a prezzi bassissimi. Ma questa parte penso non ti interessi. Sappi che dovrai cavartela da sola per un po'. La sicurezza sa già cosa fare. Ti porterà oggi stesso sul posto, quindi farai meglio a prepararti in giornata. Io sarò in viaggio per rimediare a ciò che hai combinato ieri». Silvia, arrabbiata, chiese come mai e il padre le spiegò che non l'aveva per niente perdonata sulla questione del matrimonio ed era il momento di crescere. Si mise a piangere dopo che attaccò il telefono, ma non ebbe scelta. Si preparò velocemente perché a quanto pare la sicurezza aveva il compito di buttarla fuori di casa nel caso non avesse obbedito. Dopo un po' pensò: «Beh, quanto potrà essere brutta questa casa. In più ormai so cavarmela da sola, non avrò problemi». Era completamente cieca davanti ai suoi errori e pensò anche che sarebbe rimasta pochi giorni lì. Suo padre le ha sempre dato ogni cosa e non credeva le avrebbe negato la libertà così a lungo. Infine il capo della sicurezza la chiamò dicendole che era arrivato il momento. Tutto era pronto e disse ai suoi follower che stava per andare a fare un piccolo viaggio, che tutto andava bene e se fosse stato possibile avrebbe fatto delle live. Non aveva la minima idea di ciò che stava per succedere. Il viaggio è durato moltissimo, quasi 12 ore tra aereo, treno e taxi. Durante il tragitto, piano piano, a ogni passo più vicino, il suo sguardo divenne più inquieto. Non era tanto sicura che sarebbe stato facile, per via delle cose che stava vedendo. Desolazione e animali da fattoria un po' ovunque. Niente negozi costosi, niente saloni di bellezza e addirittura niente connessione in alcuni punti. Pensò alla fine il padre sarebbe stato lì a dirle: «Ecco, era tutto uno scherzo, ma spero ti sia di lezione». Si mise a piangere in auto chiedendo al bodyguard di riportarla indietro, ma lui le disse che non poteva farci niente perché erano i piani del capo, insomma della persona che lo pagava ogni mese per vivere, non poteva di certo fare di testa sua.
L'autista invece cominciò a preoccuparsi e si chiese perché stesse piangendo. Parlava perfettamente l'inglese, non poteva però intervenire. Per consolarla disse che andava tutto bene e che il paese, nonostante fosse così spoglio, aveva tanta tranquillità e bellezza naturale da offrire. Bisognava solo abituarsi. Infine vide la casa. Era sconvolta. Una capanna in mezzo quasi al nulla. Beh, in realtà c'erano i vicini e grandi campi coltivabili, ma nulla di tutto ciò era di suo gradimento. Non c'era posto per scappare da nessuna parte. Prima di continuare, un piccolo video per lo sponsor. Nel 2022 chiunque dovrebbe usare una VPN, non soltanto per proteggere la propria privacy, ma anche per conoscere contenuti che per esempio in Italia non abbiamo. Avete mai sognato di vedere cosa c'è nel Netflix americano? O in quello giapponese con anime inediti che qua nemmeno vengono trasmessi? Beh, grazie a CyberGhost VPN, una delle meno costose in circolazione, potrete farlo. Il vostro IP sarà nascosto, quindi i vostri dati saranno al sicuro. Niente più siti che memorizzano casualmente ogni singola mossa del vostro mouse. Ma non soltanto questo, grazie a una VPN sarete in grado di trovare le offerte migliori per qualunque cosa da altri paesi. Magari, che ne so, da Amazon UK o da Amazon Spagna. Con una sola iscrizione potrete proteggere ben 7 dispositivi, ma se non sarete soddisfatti potrete richiedere i soldi indietro entro 45 giorni. Con più di 38 milioni di utenti soddisfatti, CyberGhost propone una nuova offerta a meno di 2 euro al mese, con 4 mesi gratuiti. È il momento di scoprire un nuovo mondo online cliccando il link in descrizione che vi darà accesso all'offerta e una privacy rinnovata. Infine il bodyguard le disse che avrebbe mandato qualcuno almeno a sorvegliarla e le ultime sue cose il prima possibile. Mancavano infatti molti vestiti a cui teneva ma che non aveva preso, pensando sarebbe stata lì per poco. La casa era chiaramente provata dai segni del tempo, non era grandissima. Il salotto era piccolissimo, praticamente come il bagno che usava di solito nella grande villa. C'era tantissimo da pulire e si chiese come mai non avesse inviato delle domestiche a fare una pulizia completa. Lei non era abituata a fare cose del genere. L'interno della casa, insomma, non era granché, ma per quel giorno decise di non uscire nemmeno. Almeno il letto, a quanto pare, era nuovo, per igiene doveva averglielo preso Lance. Pensò quindi, almeno una cosa carina l'ha fatta. Lo disse come se non avesse mai fatto niente per lei. Andò a letto riflettendo molto su tutto quanto. Cominciò a pensare che forse aveva fatto qualcosa di sbagliato. La mattina dopo si svegliò molto triste. Non ci fu neanche una chiamata. Arrivò però un messaggio dove il padre le disse che le avrebbe inviato il minimo indispensabile in un conto in quel paese per aiutarla con le spese mensili. Ma per lei la cifra era troppo bassa. Gli rispose con un messaggio a sua volta chiedendogli come sarebbe sopravvissuta con così poco e lui disse semplicemente che avrebbe dovuto cominciare a controllare le sue spese e smetterla di comprare cose inutili. Ancora più triste, cominciò a pulire un po' per potersi almeno sedere in cucina. Così da mangiare, c'erano tutti i prodotti necessari in casa e cominciò a guardare bene. Non aveva mai usato niente e le sembrò un mondo completamente nuovo. Ad un certo punto però, per la stanchezza, chiamò inconsciamente la domestica. Si accorse però che non c'era nessuno, a parte la guardia a sorvegliarla. Fece una pausa a metà giornata per mangiare. Anche in questo caso si accorse che non c'era alcuna domestica a preparare il cibo. Guardò dentro il frigo e a quanto pare era nuovo e già riempito con molto cibo. Si fece un panino velocemente e mangiò per la fame molto velocemente. Infine concluse la sera e si mangiò un altro panino. Si calmò un attimo e si stese sul divano in salotto. In quel momento, per la prima volta nella sua vita, si sentì quasi soddisfatta. Fece un piccolo sorriso vedendo i frutti del suo lavoro. Era questa la sensazione che provava il padre realizzando i suoi obiettivi? Si addormentò sul posto senza accorgersene. Era una stanchezza che non aveva mai provato in vita sua. La mattina seguente si svegliò all'improvviso sentendo suonare al campanello. Era la vicina, Teresa, che si preoccupò vedendo un uomo davanti alla casa tutti i giorni con sguardo così cattivo. La guardia l'aveva spaventata, ma Silvia, dopo essersi presentata, la rassicurò dicendole che era un bravo uomo e che la stava solo proteggendo. La vicina comunque le aveva portato del cibo e un regalino, dopodiché cominciarono a parlare e Silvia le raccontò tutto quanto. Qui la donna le disse che forse allora sarebbe stato il momento di trovare un lavoro, se i soldi proprio non le bastavano. In effetti, vedendo la cifra, disse che erano pochi perfino per i suoi standard e lei era un'anziana signora che viveva con poco. Silvia comunque le chiese che tipo di lavoro avrebbe potuto fare una come lei. Teresa le rispose che c'era un posto vacante come consegnalettere al paesino. L'ultimo era andato in pensione e mancavano i giovani disposti a fare lavori simili, visto che quasi tutti preferivano andare via. Sempre più triste, chiese dove avrebbe potuto fare richiesta. Dopodiché andò nell'ufficio citato, che era a 2 chilometri.
Fece così una nuova esperienza. Non aveva mai camminato così tanto da sola. Di solito si faceva scortare da qualcuno in auto. Arrivata nel centro del paesino, vide ancora più solitudine e tristezza, ma cercò in qualche modo di tirarsi su il morale e entrò nell'ufficio assunzioni. Pensava sarebbe stato un lavoro semplice, perché i posti in cui consegnare erano pochi, visto quanto era piccolo il paesino. La assunsero velocemente, senza chiederle troppe cose, e le dissero che il primo giorno le avrebbero insegnato tutto. Passò così la settimana con i soldi del padre prima del lavoro. Notò come tutti fossero veramente amichevoli. Anche non conoscendola la salutavano come se fosse di casa. Anche non sapendo la stessa lingua quasi tutti parlavano inglese con lei per farla sentire a suo agio. Tutto ciò era strano, conduceva una vita completamente diversa e più tranquilla. Qual era quindi il motivo di questa sua calma e compostezza nonostante non avesse più i suoi oggetti di lusso? Di tanto in tanto durante la giornata, dopo aver pulito e ordinato, andava a far visita a Teresa per vedere com'era la sua casa e che tipo di vita facesse un'anziana. Era un mondo così naturale e privo di malizia. La invitava a entrare e le diceva che le avrebbe preparato sempre un tè. Parlavano circa per mezz'ora. Un giorno le raccontò un po' la sua vita. Era cresciuta in una famiglia abbastanza povera, ma non per questo si è mai lasciata scoraggiare. Anzi, ce l'ha messa tutta e ha coltivato un campo pieno di prodotti utili che le hanno permesso di guadagnare soldi e vivere. In pensione non aveva molto da fare, ma le piaceva ancora coltivare. Le offrì anche il pranzo per stare più possibile a parlare. Teresa non aveva molte occasioni per parlare con qualcuno, visto che gli altri due vicini non la passavano a trovare. Commossa dalla vita della donna, andò a dormire per quel giorno Silvia per prepararsi infine al suo primo giorno di lavoro con molta motivazione. Non fu così facile però come aveva previsto. C'erano tante cose da ricordare e le case, nonostante fossero poche, erano abbastanza distanti le une dalle altre. In più non aveva mai pedalato una bici vecchia come quella che le avevano dato. Addirittura cadde anche per la prima volta all'età di 27 anni, ma non pianse, non fece nulla, anzi, era quasi felice di aver provato quella sensazione. Si chiese cosa le stesse succedendo. Finalmente, dopo una settimana di lavoro stancante, arrivò il momento del weekend. Ecco cosa si prova ad aspettare dei giorni per essere poi liberi il fine settimana, pensò tra sé se è seduta sul divano, ma cadde in un sonno profondo il sabato senza rendersi conto dell'orario. Si svegliò domenica a mezzogiorno, ma decise di fare un bel giro per rinfrescarsi un po'. Vide di nuovo la stessa desolazione vista in auto la prima volta, ma in quel caso non le dispiacque. Anzi, era quasi contenta di quel silenzio, anche se ancora non aveva accettato del tutto la cosa. Ad un certo punto vide una casa con una bambina che era salita sulle sponde del balcone. Preoccupata andò subito lì vicino a capire bene la situazione. In effetti era proprio come aveva previsto. La bambina ignara pensava di giocare seduta sul cornicione che Silvia riuscì a raggiungere facilmente. Con tutte le sue forze scalò il balcone al primo piano ed entrò in casa di altri senza permesso per riportare la bambina, ma qui rimase senza parole. Il pavimento del salotto era pieno di bottiglie vuote e mozziconi di sigarette. La casa sembrava non venisse pulita da mesi o da anni. Notò in quel momento come la bambina fosse sporca e con il vestitino pieno di buchi. Cos'era quel posto? Fu lì che vide una ragazza a letto, con le braccia scoperte e un laccio. Capì la situazione triste e prese una decisione che mai avrebbe preso la vecchia Silvia. Andò fuori dalla casa di nascosto con la bambina in braccio che non sembrava parlare. Era tranquillissima durante il tragitto di ritorno a casa di Silvia. Qui la lavò e le mise una maglietta molto lunga per coprirla bene e proteggerla anche dal freddo. Dopodiché uscì di casa a chiedere a Teresa se sapesse qualcosa. Lei, vedendo la bambina, la riconobbe subito. Era la figlia di una certa Caroline Lung. Era riconosciuta nel paese per essere una poco di buono, ma nessuno pensava trattasse così sua figlia. Teresa chiese se era sicura di ciò che aveva visto e Silvia annuì in modo deciso. Bisognava quindi fare qualcosa e chiamarono immediatamente la polizia. Mandarono non soltanto dei poliziotti, ma anche degli assistenti sociali. Se davvero la casa fosse stata disastrata come Silvia aveva detto, avrebbero dovuto portare via il prima possibile la bambina. E in effetti i vigili arrivati sul posto rimasero scioccati. Sembrava di essere in una discarica e la madre era ancora addormentata, con la porta d'ingresso aperta. Dopo adeguate indagini scoprirono che aveva spesso abbandonato la figlia per andare a fare serate. In qualche modo quest'ultima era sopravvissuta. A scuola una maestra aveva sporto denuncia, ma la madre si era preparata per ingannare i poliziotti mostrando la casa pulita. Per fortuna però Silvia aveva notato tutto. La bambina, fino ad allora sopravvissuta a pane e frutta marcia a casa di Silvia, poté mangiare per la prima volta delle cose diverse. Era stranita e quasi spaventata, più dal cibo che dalla situazione in sé.
Divorò poi due panini e un po' di risotto rimasto della sera prima. Silvia non poteva credere a tutta quella situazione. Prima delle indagini, gli assistenti sociali portarono via la bambina per tenerla al sicuro e Silvia promise di tornare a trovarla. Da lì, ogni fine settimana è andata nell'orfanotrofio. Un giorno prima di uscire, vide le sue valigie, quelle che aveva detto che le avrebbero spedito più in là. Con i vestiti, ma per la prima volta nella sua vita ignorò le cose di lusso per fare altro di più importante. Da allora passarono 6 mesi. Sfortunatamente la bambina, Jane, non venne adottata da nessuno. Quanto pare i cittadini erano intimoriti e sentendo parlare della madre si tiravano indietro. Ormai era riconosciuta come la figlia di una poco di buono. Silvia intanto in quei 6 mesi aveva vissuto una vita assurda. Aveva visto posti che mai si sarebbe potuta sognare di visitare. Aveva conosciuto persone con un carattere diverso dalle solite di città, che pensavano solo all'apparenza. E infine aveva imparato a conoscere la fatica e le soddisfazioni che derivano da essa. Ogni volta che si sforzava molto per ottenere qualcosa ci riusciva e si sentiva appagata. Per la prima volta nella sua vita si sentì finalmente felice davvero. In modo genuino per aver raggiunto certi obiettivi e non felice per aver comprato le ultime scarpe alla moda, ma ancora mancava qualcosa. Voleva rendere felice anche Jane, la bambina che aveva salvato. Era sola e lei decise di fare una cosa veramente inaspettata, che sorprese anche Teresa: adottare Jane. In quel giorno, quando prese la decisione, il padre era tornato e le disse che era il momento di andare via. Notò che sua figlia era in salute con uno sguardo diverso. Notò veramente un cambiamento e le chiese se era tutto a posto. Lei rispose di no. In quel momento Lance pensò: ok, come non detto, ora scommetto che mi chiederà di darle dei soldi. Ma Silvia lo sorprese. Papà, voglio adottare una bambina, ho bisogno del tuo aiuto. Dopo ti giuro mi impegnerò e farò ciò che vuoi. Lance era senza parole. Cosa diavolo le era preso? Parlando un po' scoprì tutto e accettò. Era la prima volta che sua figlia decideva di fare qualcosa di così importante. Grazie alla ricchezza di Lance, la bambina venne adottata nel giro di 2 settimane. Salutò moltissime persone. Infine Silvia, prima di andarsene, promise che sarebbe tornata a trovare tutti. Ci furono molte lacrime e molti discorsi importanti. Non erano addii, ma dei semplici arrivederci. Jane, arrivata nella casa di Lance, rimase senza parole davanti alla maestosità. L'uomo intanto cominciò a parlare con Silvia per chiederle se davvero era disposta a fare qualunque cosa, e lei, con sguardo deciso, disse di sì, che avrebbe anche sposato Rude se necessario. Ma il padre, commosso, le chiese scusa. «Mi dispiace, ho esagerato, non avrei dovuto importi di sposare qualcuno. Ora però sei diversa, sei veramente cresciuta e voglio tu faccia una cosa per me». Prenditi cura di te stessa e trova la tua passione. Finanzierò un tuo progetto qualunque se servirà al tuo futuro. Commossa ancora, Silvia accettò. Da lì passarono 2 anni. Jane ha cominciato la scuola e Silvia ha ripreso in mano la sua vita. E anche un suo vecchio sogno, cioè diventare una stilista. Voleva ancora creare abiti su misura per persone con un budget limitato. E ce la stava mettendo tutta. Infatti il padre le ha pagato i corsi e in futuro le finanzierà l'apertura del negozio. Insomma, il suo primo progetto serio. Sta crescendo Jane in modo che non diventi viziata, imponendole dei limiti e spiegandole che la vita a volte va vissuta con umiltà, anche con tutti i soldi del mondo in tasca.